Ciao a tutti! Vi invito a guardare alcuni dei più bei fenomeni di madre natura. Inizierò con il cielo rosso. Ammetto che questo scenario fa un po' paura, come se fosse un film. Come può il nostro cielo blu diventare rosso? Le autorità di Zhoushan hanno assicurato che questa anomalia non è legata all'attività solare. La tinta è apparsa a causa della rifrazione delle luci rosse delle barche da pesca. Quel giorno il tempo era nebbioso e nuvoloso, quindi la luce è stata riflessa dalle nuvole basse. Quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli, le particelle di aerosol e le goccioline di altri liquidi presenti nell'atmosfera rifrangono e disperdono la luce. In questo caso, la fonte di luce era costituita da barche da pesca. Visto che abbiamo iniziato con i riflessi, possiamo continuare con una foresta in Giappone che sembra uscita direttamente da una fiaba. Si scopre che esistono veri e propri funghi che si illuminano al buio. Sono conosciuti come fate della foresta, ma il loro nome ufficiale è Maecina lux coeli. Sono funghi bioluminescenti, significa che brillano. Questi funghi dall'aspetto mistico sono sparsi su vecchi alberi e terreni morbidi. Si possono vedere in diverse foreste del Giappone. Attirano i turisti da molti anni, precisamente da quando sono stati scoperti per la prima volta negli anni 50. Mi sembra di guardare una foto di una festa segreta a tema neon nel bosco. Passiamo da una foresta ipnotica all'altra. Questa è sott'acqua. Ci sono laghi e foreste. Il lago Kaindi, in Kazakistan, ne offre una dentro l'altra. Il lago è profondo quasi 30 metri. Ha un bel colore turchese calcareo e gli alberi sommersi si vedono sotto la superficie. Un terremoto nel 1911 è il motivo per cui si è formata questa foresta sommersa. Il terremoto ha creato un'enorme frana di calcare, che ha formato una diga naturale. La pioggia e l'acqua hanno riempito la diga. L'acqua copre interamente le radici degli alberi. Tuttavia, le loro parti superiori rimangono al di sopra della superficie. Questo conferisce al lago un'atmosfera spettrale, soprattutto se il tempo è nebbioso. Che aspetto ha sotto l'acqua? Non abbiate fretta di indossare una muta da sub, non c'è bisogno di immergersi, perché è possibile vedere le profondità del lago anche dalla riva. L'acqua è limpidissima. Non ci sono molti tronchi d'albero marci, anzi, gli alberi hanno miracolosamente resistito alla decomposizione. Si possono perfino vedere gli aghi sui loro rami. Si può ringraziare la temperatura costante del lago, perché a prescindere dalla stagione, la temperatura raramente supera i 6 gradi Celsius. In inverno il lago si ghiaccia e la gente va a pescare e a fare immersioni nel ghiaccio. Si può comunque godere della vista attraverso lo strato di ghiaccio cristallino. La prossima destinazione da sogno è la Bolivia. Immaginate di trovarvi su uno specchio di 4.000 km quadrati. È possibile farlo nel Salar de Uyuni. È il più grande specchio naturale del mondo, poiché si tratta di una piana di sale riflettente. La superficie così piatta è il risultato di migliaia di anni di trasformazioni avvenute in diversi laghi preistorici. Ci sono altri laghi nelle vicinanze e quando confluiscono in questo, la superficie piatta si trasforma in un, beh, direi lago, ma è profondo circa 20 cm. Certo, lo strato d'acqua è bassissimo, ma è sufficiente a trasformare l'area in uno specchio gigante. Per la maggior parte degli animali, quest'area non è abitabile, a causa delle dure condizioni di vita. Tuttavia, i fenicotteri visitano la catena di lagune incontaminate di questo lago per nutrirsi e riprodursi. 3 delle 6 specie di fenicotteri del mondo vengono qui. Come si può intuire, questo è il luogo perfetto per fotografi e turisti. Scattano foto fantastiche dei fenicotteri che si trovano sul gigantesco lago a specchio. Volete vedere il mare di stelle? Allora dovreste visitare le coste di Vaadu, alle Maldive. Vaadu è una piccola isola che vi sorprenderà di notte. Ricordate la foresta luminosa in Giappone? Qui abbiamo onde blu incandescenti. Le onde brillano grazie a una reazione chimica naturale chiamata bioluminescenza e il fitoplancton è responsabile del bagliore blu. Sembra che l'acqua brilli quando le onde colpiscono la riva. La tappa successiva si trova negli Stati Uniti sud-occidentali. Questa è l'Onda, in Arizona. È una formazione di arenaria unica nel suo genere. Il sedimento ha una forma increspata e colori interessanti. È costituita da avvallamenti a forma di U che si intersecano e che sono stati erosi nel corso del tempo. L'Onda si è formata milioni di anni fa. Questa formazione unica nel suo genere è molto apprezzata da escursionisti e fotografi.
Tuttavia, non è facile visitare questo luogo. La formazione ha una natura fragile, quindi solo circa 60 persone possono visitarla in un giorno. Queste persone devono richiedere un permesso e partecipare alla lotteria giornaliera. Sembrano alberi normali? No, l'intera foresta è tecnicamente un unico albero. Questo fenomeno è chiamato boschetti clonali. Tutti questi alberi sono collegati sottoterra da un'unica rete di radici. Ecco perché gli alberi sembrano copiati e incollati con l'aiuto di Photoshop. Ogni tronco è geneticamente identico agli altri. Ora stiamo esaminando l'esempio più famoso di boschetti clonali, il Pando dello Utah. È uno degli organismi più grandi e più antichi del nostro pianeta. Pando ha 47.000 steli e si è originato da un unico seme. Si è diffuso creando nuovi germogli dalla rete di radici in espansione. Un altro fenomeno ipnotico è questo vulcano indonesiano con fiamme blu. Quando lo si vede per la prima volta, sembra che la lava stessa sia blu. In realtà, la lava diventa blu a causa dello zolfo. Quando il gas solforico incontra l'ossigeno ad altissima temperatura, brucia. Appaiono fiamme blu brillanti e la lava scorre attraverso la montagna. Questa caratteristica è visibile di notte, mentre durante il giorno la lava appare come un normale liquido arancione. Il ghiaccio può assumere forme diverse. Eccone una meno conosciuta, il ghiaccio gioiello. Questo tipo di ghiaccio può essere visto solo nel fiume Tokachi in Giappone. In generale, il fiume ha un'acqua cristallina. Quando le temperature scendono e il fiume gela, i pezzi di ghiaccio si spostano con le onde verso la riva del fiume. Questi giganteschi pezzi di ghiaccio simili a diamanti sono trasparenti. Per questo motivo riflettono la luce in modo diverso. Se visitate il lago al tramonto, vedrete le pietre di ghiaccio di colore giallo-oro, ma in qualsiasi altro momento della giornata sembrano blu. Dipende dalla dispersione della luce nel cielo. Un altro bellissimo fenomeno è rappresentato dalla brezza invernale. Se si mette piede sul lago ghiacciato Abraham, in Canada, si vedranno delle bolle sotto uno strato di ghiaccio. Potrebbero sembrare fuori dal mondo, ma questa bellezza non è così innocente. Queste bolle di ghiaccio sono fatte di metano. Poiché questo gas è infiammabile, queste sfere bianche non sono perfettamente sicure. Perché ci sono bolle di metano congelate in questo lago? È dovuto al processo naturale di decomposizione. Le piante e le parti di alberi presenti sul fondo del lago si decompongono e quando ciò avviene, le piante rilasciano metano, creando bolle d'aria. Nel frattempo, la temperatura diminuisce. Le bolle d'aria non riescono a raggiungere la superficie e rimangono intrappolate nel ghiaccio. Sembra una specie di lampada di lava. Anche se è inverno e potrebbe cadere la neve, i venti fortissimi spazzano via tutto dalla superficie del lago e ci permettono di apprezzare questa bellezza potenzialmente pericolosa. Che ne dite di vedere delle rocce infuocate? Jan Arthas si trova su un vulcano inattivo nella Turchia sudoccidentale. Il nome di questa formazione rocciosa è legato al suo aspetto. Letteralmente significa roccia infuocata. Le rocce fiammeggiano da almeno 2500 anni. Sono quindi piene di piccole fumarole che rilasciano gas come il metano. Il gas si incendia quando entra in contatto con l'ossigeno e crea fiamme eterne. Jan Arthas non è l'unica roccia speciale che produce fiamme eterne. C'è anche una piccola cascata nella parte occidentale di New York che crea questo tipo di fiamme. Lo stesso principio si applica alle cascate della fiamma eterna. La grotta alla base della cascata emette gas naturale. Il gas è il motivo per cui si formano le fiamme. Come vorrei vedere con i miei occhi tutte queste meraviglie? Quasi quasi provo col teletrasporto!